E Padre Pio è stato come Giovanni Battista, ha preparato tantissimi cuori all'incontro con il Signore. Ecco la nostra missione. Quanti cuori ha convertito Padre Pio? Quanta attenzione ha avuto nei nostri riguardi? È sempre stato un testimone qualificato, lo possiamo dire oggi. La Chiesa l'ha riconosciuto come tale. Beato, santo. È un esempio, è un modello per noi. E noi che ci gloriamo di questa vicinanza, noi che veniamo spesso nei luoghi di Padre Pio per caricarci, ecco, dobbiamo apprendere tutto questo e ce ne dobbiamo servire per la nostra vita di ogni giorno. Oggi possiamo rendere felice Padre Pio, rendere felice il Signore, se lo imitiamo nell'essere anche noi dei testimoni, ad essere anche noi occasione per il nostro prossimo di conversione, di vicinanza. Diciamolo, una parola molto molto bella. Tutti dobbiamo festeggiare nella gioia il Santo Natale. Ed è un compito di tutti. Ognuno deve portare qualche cosa, ognuno deve donare qualche cosa. È la famiglia che si riunisce per far festa e ognuno porta qualche cosa. Ma non è la nostra festa, è la festa di Gesù e noi siamo invitati. Imitiamo Giovanni Battista, imitiamo Padre Pio da Pietrelcina.